È un progetto sul quale il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo punta con determinazione, quello finanziato dal governo nazionale nell'ambito del bando sulla rigenerazione urbana. Stiamo parlando della possibilità di ristrutturare e far tornare alla piena funzionalità come centro polifunzionale l'ex mattatoio, struttura storica del territorio da anni abbandonata. Il decreto di finanziamento ammonta oltre 3 milioni e mezzo di euro. Sì, è un finanziamento molto importante che riqualificherà questo edificio che da decenni che ormai è stato di abbandono, l'ex mattatoio comunale di Ribera, riqualificherà anche il quartiere. Il finanziamento è stato ottenuto, abbiamo avuto il decreto notificato il 30 di dicembre per 3.526.000 euro. E prevederà la riqualificazione dell'intero edificio che sarà adibito a un edificio polifunzionale, ci sarà il museo etnoantropologico, un museo del mare, c'è cioè l'idea di far nascere qua anche un museo del mare, ci saranno poi dei saloni polivalenti che serviranno anche per convegni, per stabilire anche quello che era nel programma mio, cioè far nascere la Fab Lab, quel luogo che possa attirare delle start-up che possono operare adesso anche con l'innovazione tecnologica attraverso il web. Un investimento che si è basato su una vecchia progettazione sottoposta ad aggiornamento dallo stesso ufficio tecnico del comune. Questo dell'ex mattatoio comunale è stato presentato il 27 maggio scorso dagli uffici comunali. E nei mesi estivi sono state consegnate ulteriori schede tecniche che il Ministero ha richiesto. Matteo Ruvolo ritiene che sul fronte infrastrutturale la sua amministrazione abbia già dato risposte importanti a poco più di un anno dal suo insediamento. Questo importante finanziamento che si va a sommare ad altri, come quello per lo stadio comunale Nino Novaro per 1.600.000 euro. Finanziamenti per le nostre scuole per altri 2 milioni di euro, 870 mila per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico della scuola Crispi di Piazza Giulio Cesare, 670 mila euro per il rifacimento del tetto della stessa scuola, 180 mila euro che già là sono partiti i lavori per il presso Don Bosco, 670 mila euro per l'efficientamento energetico del Palazzo di Città. E cosa importante, attraverso la Propiter, un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro circa per il completamento del teatro comunale, anche quello da anni, diciamo, una cattedrale nel deserto, nella via Circonvallazione. Quindi durante quest'anno abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati per ottenere i finanziamenti, continueremo a farlo.